Lo so che devo dire che è bello, ma secondo te no, io vado in giro a dire che il mio libro è brutto. Ma tu hai visto mai un autore che va in giro e dice non comprate il mio libro perché è brutto? Cioè, è normale, no? Eh sì che dirò che la storia è accattivante, no? Che devo dire che li fa dormire la sera? È normale che dirò che è un libro scoppiettante, dinamico, pieno di colpi di scena, no? Racconterò la storia. Sì, lo dirò che la protagonista si chiama Alba, che ha 30 anni, perde il lavoro, parte all'improvviso per un viaggio senza meta, va in Africa, poi succedono. Dirò tutto. Ecco, racconterò anche il finale, così non lo comprano proprio. Cioè, tu sei una cosa nera, ma poi dice che io e te litighiamo. Tu, secondo me, di editoria non hai capito niente, proprio, proprio niente, niente. Certo che lo dirò di chi è la prefazione, no? Dirò che la prefazione è di Tamara Donà. E che la quarta di copertina è scritta da Red Ronnie, che ci siamo conosciuti, ha voluto leggere il libro e mi ha fatto questo regalo. Certo che lo dirò, dirò tutte cose positive, ma tu hai visto mai un autore che promuove, che va contro se stesso? Cioè, ma hai mai visto? Guarda, non mi farà arrabbiare perché poi vengo male in video, già sono brutto così, e se mi fai pure arrabbiare, questi vedono il libro brutto, a me è brutto, cioè. Sì, la farò vedere la copertina, la farò mettere così come fanno tutti. Ho scritto questo libro fantastico. Mamma mia, sei una cosa nera, guarda, Dirò tutto quello che devo dire. Ma certo che parlo positivo, ma è normale che li invito ad acquistarlo. È normale che dirò che devono andare sul sito www.masciuledizioni, cliccare su Voglia d'evoluzione. Possono scegliere se fare il bonifico, se pagare con PayPal, come si dice quella cosa là. Insomma, lo dirò, lo dirò. Oddio. Guarda, accendi per cortesia perché non, se no qua non ne usciamo più. Andrò bene, fidati. Ma è acceso? Ma sei cretino? È acceso, spegni. Sei un cretino, sempre le brutte figure mi fai fare, sempre, sempre.